Gli esseri umani fanno figli per noia. Ed è questa la verità che io vi porto a conoscenza in questo video di oggi. Io sono un uomo navigato, sono un uomo, tra virgolette, che ha avuto la possibilità di frequentare personalità diverse, situazioni diverse, esseri umani diversi, e vi dico che secondo me un uomo e una donna come coppia scelgono di fare i figli non perché effettivamente se la sentono, ma perché, per così dire, sussiste la noia. Che cosa è la noia? La noia è quella, chiamiamola, disgrazia che può subentrare in una persona sola oppure nel rapporto di coppia. Io sono convinto, e qui ci metto la mano sul fuoco, che dopo un po' di tempo una coppia, tra virgolette, scoppia. Che significa? Significa che una coppia agli inizi magari della loro relazione, agli inizi magari del loro rapporto d'amore, agli inizi magari del loro matrimonio, è una coppia focosa, una coppia che si ama, una coppia che passa momenti di puro piacere a fare l'amore ogni giorno, ogni notte, insomma. È una coppia, insomma, che passa il tempo a amoreggiare, a amarsi, a volersi bene, a, per così dire, spensierarsi e soprattutto a vivere una situazione di pura armonia. Ma il problema, secondo la mia opinione, non subentra subito, oppure dopo 1 o 2 anni, ma secondo me, dopo un po' di anni, dopo 5-6 anni di tempo, la coppia è inevitabile, secondo la mia opinione, ecco che scoppia. Quindi è una coppia che, come si suol dire, scoppia. E io vi dico, senza falsa retorica, senza falsa difficoltà nel dirlo, per l'appunto, che ciò rappresenta la pura normalità, la pura realtà dei fatti, la pura realtà delle cose che vediamo al giorno d'oggi. E quindi la coppia cosa fa? Per sopperire, per togliere questa noia che l'uomo, scusatemi, ma sta passando un motorino del cavolo, ecco. Cosa fa la coppia, stavo dicendo, per togliere questa maledetta noia? Molto semplice, fa i figli. La coppia quindi sceglie, decide di avere un rapporto sessuale, o meglio, più rapporti sessuali nel momento in cui, nei giorni in cui chiaramente la donna è feconda e quindi può effettivamente mettere e essere messa incinta, ed ecco che si dà inizio quindi alla creazione, o meglio, alla nascita di un bimbo oppure di una bimba. E qui lasciatemelo dire, esimi utenti di YouTube, ecco che la coppia secondo me sbaglia, perché mettere al mondo un figlio o una figlia secondo me priva delle libertà personali, come anche il matrimonio secondo me priva delle libertà personali. Ed è proprio per questi motivi qua che poc'anzi vi ho esplicitato che intendo fermamente rimanere single. E intendo fermamente non fare figli, non voglio figli tra i piedi, alle calcagna. Sarò un ragazzo, o meglio un uomo egoista, chiamatemi come volete voi, ma il mio pensiero è esattamente questo. Se la pensate come me, mettete un bel mi piace, spolliciate quindi, lasciate uno o più commenti e soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate in merito a quello che avete ascoltato attraverso la mia viva voce. Scusatemi se si sente male questo video, ma sono passati 2 o 3 motorini che hanno fatto confusione, anzi 2 o 3 moto se non vado errato. Bene, questo è il bello della città dove vivo, quindi è tra virgolette anche il bello della diretta, perché non c'è nulla di inventato, ma tutto ciò che state ascoltando è frutto del mio cervello e
della mia, chiamiamola, improvvisazione. Bene, complimenti a voi tutti per l'ascolto, un saluto, iscrivetevi e specifico che questo è il mio parere, non ce l'ho contro nessuno.